History for future. Benvenuti a History for Future da parte di Giulia Boari della Blogos Web Radio. Questo speciale della rubrica Sconfini nasce dai materiali prodotti e raccolti durante lo scambio internazionale che l'associazione YAP, Youth Action for Peace, ha organizzato fra giugno e luglio 2012 nei pressi di Montesole, in provincia di Bologna, e che ha coinvolto anche la nostra redazione. YAP è un'associazione attiva da anni a livello internazionale che organizza scambi bilaterali di volontari provenienti da paesi diversi e tra varie associazioni a livello internazionale, nazionale e locale. Allo scambio History for Future hanno partecipato 20 ragazzi fra i 18 e i 30 anni provenienti da 4 nazioni, alcune molto diverse fra loro per cultura, storia e geografia: Kosovo, Italia, Islanda e Serbia. Il progetto era suddiviso in due fasi principali. La prima fase ha coinvolto i membri di ciascun gruppo prima ancora di partire. Ogni paese ha infatti preparato un workshop sulla propria storia, che ha poi presentato durante i giorni dello scambio all'intero gruppo internazionale. Nella seconda fase, che si è svolta qui in Italia, la redazione della Blogos Web Radio ha tenuto diversi incontri di radiogiornalismo e montaggio ai partecipanti dello scambio. Attraverso le competenze acquisite, i ragazzi hanno intervistato i rappresentanti di ogni nazione e montato veri e propri servizi radiofonici, che vi stiamo riproponendo qui. La lingua veicolare, naturalmente, è stata l'inglese, così come in inglese sono le interviste che ascolterete. Al termine del progetto, tutti i componenti hanno realizzato un evento finale a Vado di Setta, una località sull'Appennino bolognese. Durante quell'occasione è stato messo in scena un talk show radiofonico dal vivo in cui sono stati presentati tutti i servizi realizzati durante lo scambio. Vi proporremo questo talk show come ultima puntata del nostro speciale di Sconfini dedicato a History for Future. In questa puntata di History for Future, il gruppo internazionale composto da Magdalena dalla Serbia, Albin dal Kosovo, Giulia e Michela dall'Italia e Augusta dall'Islanda intervistano il gruppo di ragazzi provenienti dalla Serbia sui contenuti del loro workshop. Si parlerà dell'influenza culturale di personaggi storici come Tito e Nikola Tesla, l'inventore dell'elettricità. Si riprenderà poi il tema di Tito domandando a Katarina se il linguaggio non sia un'ultima conseguenza della Jugoslavia, in quanto i popoli dell'ex Jugoslavia riescono tuttora a comprendersi. Altra domanda, altro tema linguistico, quello dei due alfabeti presenti in Serbia, il latino e il cirillico. Ed infine, l'ultima domanda d'obbligo fatta a Vukašin: come vedi il futuro della Serbia? Hello, we are here in Montesola in a sunny day. We are going to interview the group from Serbia. So, hello Serbian group, could you introduce yourself please? So, hello, my name is Natalia and I'm 18 years old. Hello, my name is Katarina, I'm 21 years old. Hello, my name is Vukašin, I'm 24 years old. Hello there, my name is Zorica and I'm 23 years old. And the last, I'm Magdalena, I'm 22 years old. We are going to ask 4 questions to Serbian team, and the first is about 2 important people of the Serbian history, that are Tito and Tesla, different people but very important in your presentation. So I would ask you, maybe they have been an inspiration to you, and if they have influenced you, they could be have a positive or a negative influence.
Yeah, in Serbia, it is the Tito and Tesla are very important persons and famous. Both of them had a good influence and impact on whole Serbia and the whole Yugoslavia for Tito. So Tito has been a very good topic for our presentation, including Tesla, that was very important for the whole world because he invented the electricity that is used a lot of today. Hello, I'm Julia, and the second question is if the language is a last consequence of Yugoslavia. Hello. Well, Serbian, Croatian, and Bosnian languages are actually the same language, but the dialect is different. So we perfectly understand each other, and we, for example, still today and after Yugoslavia, we're listening each other's songs. For example, Serbs listening Croatian songs and Bosnian songs, and for example, people in Croatia listen to Bosnian Serb songs, and we totally understand everything. We can make a conversation very good. We just have some different words that we know that are different, but we perfectly understand each other. And for example, also people in Slovenia can understand us very well. I think that actually they understand us better than we understand them. But we can also make a conversation and find out what is the topic. And also people from Macedonia understand very good Serbian people, and they also speak a Serbian language very good. I ask you the third question. You say that you got two lectures, the Cyrillic and the Latin. Can this be seen as the metaphor of condition in between the Eastern and Western culture? That's a very interesting question. Well, I think that we are not two parts, you know, with the two letters. I think we are the same, because I think that we are a special country with two different letters. And it is not metaphor about a different culture or something like that. No, it's not. I'm Augusta, and I'm going to ask the fourth and last question. How do you see the future of Serbia? In the future, I see Serbia as a respected country which will use all the agricultural potentials, capacities in order to provide better life to its nation. Okay, thank you to Serbian group, and thank you also to my team, Albin, Magdalena, Augusta, Michela e me, Giulia. È terminata questa puntata di History for Future, speciale Sconfini. Trovate tutte le interviste della rubrica sul sito www.ilblogos.it o su Podcast People, cercando la pagina della Blogos Web Radio. Un saluto da Giulia Boari e alla prossima puntata. Stay tuned! History for Future.